Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo sul Cluedo, tantissimi anni dopo avervi portato l'ultimo gioco in scatola, Talisman, gioco che a livello digitale mi era piaciuto talmente tanto, questo Natale me lo sono preso in versione scatolata e ho visto che poi c'è stata questa possibilità di registrare anche un video sul Cluedo, gioco che nella mia vita ci ho giocato veramente poche volte, ma mi è sempre piaciuto tanto. Vi servono comunque degli amici abbastanza, come si dice, sgamati per poterci giocare bene, perché è un gioco che si presta molto anche a dei, diciamo, di bluff. Che cos'è? Beh, se conoscete già il gioco, inutile che guardiate il video, comunque se vi può interessare a livello di trasposizione videoludica, beh, è il video che fa per voi. Se non conoscete il Cluedo, ecco, vi spiegherò un pochino anche con l'aiuto del tutorial iniziale in che cosa consiste. Ovviamente il gioco poi si presta a, come vedete qua, anche un Season Pass, dove potete poi andare a sbloccare man mano dei tabelloni diversi, perché poi c'è il tabellone classico con la villa, mi pare. Ripeto, per chi non conosce il gioco, è un gioco dove dovremmo scoprire chi è l'assassino prima dei nostri avversari, dove praticamente ci sono questi dovrebbero essere i personaggi classici, quindi la dottoressa Orchid, Reverendo Green, abbiamo il colonnello Mustard, Miss Scarlet, abbiamo Professor Plum e la contessa Peacock. Questi sono i personaggi classici, almeno quelli che conosco io. Si seleziona un personaggio, vabbè, io ho selezionato, vorrei fare il master, no, faccio il riverendo, dai, faccio il prete. Possiamo aggiungere anche degli avversari, in questo caso lo stiamo provando offline contro l'intelligenza artificiale, mentre invece potremmo anche giocare con gli amici oppure contro degli avversari online. Bisogna scoprire chi ha, cioè chi è l'assassino, in che stanza ha effettuato l'omicidio e con quale arma. Iniziamo la partita, vediamo se il gioco ci spiega tutto, se no ve lo spiego io. Ok, questa è la presentazione, si entra nella villa. E questa è la trasposizione tridimensionale di quello che è il tabellone. Vedete che qua abbiamo i vari sospetti, quindi i 6 sospetti che abbiamo visto, le 6 armi e tutte le stanze diverse. Per vincere dovrai scoprire chi ha ucciso il dottor Black, con quale arma e dove. Il gioco di per sé è molto molto semplice, perché in mano poi avremo anche delle carte. Una carta sospetto, una carta arma, una carta stanza casuali saranno aggiunte segretamente nella busta. Queste sono le carte omicidio. Perfetto. Vedete? È stato messo il sospetto, diciamo, l'arma e l'omicida lì. Il resto delle carte vengono distribuite, quindi ognuno avrà in mano delle carte. Risolve il mistero, scopre l'assassino, indovinando quali altre carte hanno in mano gli altri giocatori. Se nessuno ha una determinata carta, significa che è nella busta. Allora, praticamente, il gioco è semplicissimo da capire, poi difficile da padroneggiare, perché alla fine, quando avremo imparato, dovremmo imparare anche i trucchetti. Quindi il gioco ci dice già quali non sono le armi utilizzate, perché ce le abbiamo in mano noi. Noi al momento siamo un po' in difficoltà perché non abbiamo nessuna carta. Allora, non fatevi trarre in inganno dal personaggio che siamo noi. Noi siamo un personaggio, poi in realtà possiamo essere stati anche noi stessi, ma questo conta poco per il diciamo il risolvimento, la risoluzione, ecco, del caso. Noi dobbiamo tirare il dado e spostarci per la villa. In questo caso facciamo un 6 di punteggio. Quindi, che cosa vuol dire? Possiamo muoverci di 6 caselle, fai clic su una stanza valida per poterci entrare e poi fai la tua ipotesi. Elimina sospetti e armi stanze. Quindi in questo caso non entriamo in... possiamo in sala da pranzo, in sala da ballo, possiamo entrare. Entriamo in sala da pranzo. Si muove già in automatico. Ed entriamo in sala da pranzo. A questo punto possiamo formulare un'ipotesi che coinvolga qualsiasi sospetto o arma e la stanza in cui ti trovi. Quindi noi per formulare un'accusa dobbiamo per forza essere nella stanza giusta per cui vogliamo formulare l'ipotesi. Se il giocatore successivo ha una qualsiasi di queste carte, deve mostrartene una.
Se non le ha, la richiesta procede in senso orario fino a quando qualcuno non potrà mostrarti una carta. Allora, sì, è molto molto semplice. In pratica, noi siamo seduti a fianco dei nostri altri due giocatori, ci siamo mossi in questa sala e a questo punto noi facciamo un'ipotesi. Allora, io so che la pistola e il pugnale non sono, quindi io ipotizzo, mettiamo Green con il candeliere. Ok, Green. Col candeliere nella sala da pranzo, quindi facciamo un'ipotesi. Mustard mi dice: no, attenzione, io ho Green. Ok, perfetto, sappiamo bene che Green non è. Basta, a questo punto la cosa finisce qui, nel senso che abbiamo finito il nostro turno. Adesso qua ci sta dicendo. Possiamo prendere degli appunti, ipotizzare chi ha cosa. A questo punto il gioco prosegue. Termina il turno perché ovviamente non possiamo fare un'accusa formale perché non abbiamo nessuno. Allora, lui fa 10. Mustard va nello studio. Nello studio, Alt. Lui sostiene che sia stata Orchid e il pugnale. Allora, Orchid e il pugnale. Lui ha mostrato una carta a lei. Mi pare di sì, mi pare che gli abbia mostrato una carta. Quindi, presumibilmente, lui gli ha mostrato o il pugnale o lo studio Orchid. Ma non può aver mostrato lo studio perché ce l'abbiamo in mano noi. Nelle nostre carte abbiamo, vedete, lo studio. No, ha ipotizzato il pugnale, ma il pugnale ce l'abbiamo noi. Quindi a questo punto io presumo che lui gli abbia mostrato Orchid. Allora, lui credo che gli abbia mostrato Orchid. Ok, bisogna essere anche veloci perché lui, allora, gli sta mostrando studio, Green e la pistola. A questo punto noi è davvero difficile farvi capire la strategia che potete tenere perché lei ha fatto un'ipotesi, ha ipotizzato la pistola nello studio e Mr. Green che abbiamo accusato anche noi. Però noi siamo il suo giocatore diretto, mentre lui prima aveva lei. A destra, noi adesso dobbiamo dare la carta a lei. Quindi in pratica lui ha accusato, come abbiamo detto prima, Orchid con il pugnale nello studio, ma gli ha dovuto rispondere lei. Vabbè, quindi insomma, noi a questo punto gli dichiariamo che non può essere questa accusa perché abbiamo una carta, dobbiamo solo fargli vedere. Gli facciamo vedere lo studio. Ok. Sì, in pratica lei, no, lei aveva mostrato. No, vabbè, niente. Ho sbagliato a segnare, comunque, vabbè. In pratica lui aveva fatto questa accusa e lei gli aveva detto, escludendo perché le altre due le avevamo noi, che non era Orchid. Quindi lei è in mano Orchid. Lei sa che abbiamo in mano lo studio. Quindi se lei dovesse fare un'altra ipotesi di questo tipo, ipotizzando ancora lo studio noi, e la pistola, ma cambiando persona, esempio, se non gli andassimo a mostrare ancora lo studio sarebbe tattico perché se gli mostrassimo una pistola lui fa due conti e dice: ah, ok, tu hai in mano sia la pistola che lo studio. Stessa cosa, noi possiamo andare a bluffare fingendo di cercare delle cose che in realtà abbiamo in mano noi. Quando un altro giocatore formula un'ipotesi che riguarda il personaggio, la prima verrà spostata nella stanza in questione. Ok, ci hanno spostato nella stanza questa perché hanno ipotizzato che siamo stati noi. Quindi a questo punto noi continuiamo. Ovviamente il gioco andrebbe rallentato un filino per capire anche le mosse che hanno gli altri giocatori. Comunque ci possiamo muovere di due, non possiamo andare da nessuna parte, ci muoviamo nello studio. E lo studio lo possediamo noi, come vedete. Quindi facciamo un'ipotesi. Allora, io ho capito questo.
che Orchid ce l'ha in mano lui. Quindi io ipotizzo Mustard. Dobbiamo fare attenzione anche a chi accusiamo, perché se un nostro diretto avversario che sta già facendo delle ipotesi e secondo noi ci ha già preso, spostarlo facendo accuse magari che si avvicinano alla realtà potrebbe essere uno svantaggio per noi, perché lo sposterebbe vicino alla stanza in cui fare l'accusa corretta. Quindi io a questo punto accuso Mustard. Il candeliere non me l'ha dichiarato nessuno prima, quindi Green sappiamo, infatti non voglio incasinarvi la vita di più, però lei ha accusato Green, ma l'avevamo scoperto già da prima che Green non era disponibile in pratica, perché ce l'aveva mostrato lui. Quindi lei però non sapeva, lei non vede che carte ci mostrano gli altri giocatori. Ecco, questo è quanto volevo specificarvi. Continuo con il candeliere, io continuo della mia idea del candeliere. Ipotizziamo, in questo caso Mustard mostrerà che cosa ha in mano, se c'è qualcosa di questa accusa. E lei... lui niente. Lui non ci ha mostrato niente, quindi non aveva in mano niente di questa accusa qui, perché lo studio l'avevamo in mano noi, quindi o ha in mano il candeliere o ha in mano il... Infatti qua ci mostra che Mustard non ci ha mostrato niente. Ok, Mustard, ok, sappiamo che Mustard non è. Ok, perfetto. Abbiamo quasi trovato, diciamo, il colpevole almeno. Siamo solo Mustard. Vediamo Mustard che cosa fa. Mustard si sposta all'ingresso ed effettua un'accusa con Scarlet. Tubo di piombo ingresso. Lei ha mostrato una carta a lui. Beh, l'ingresso ce l'abbiamo noi, credo. Sì. Il tubo di piombo e Scarlet non li abbiamo. Quindi lui ha mostrato a lei una delle due carte. O Scarlet... o il tubo di piombo. Quindi metto un punto di domanda. Magari potrebbe averla una delle due in mano. Perfetto. Adesso tocca a Orchid. E saremo noi i primi a mostrargli se dichiareremo qualcosa. Comunque lei si sposta e va nell'ingresso. L'ingresso, ricordiamo, lo abbiamo in mano noi. Accusa Plum con la corda nell'ingresso. Mannaggia. Lei scoprirà adesso che abbiamo in mano anche l'ingresso. Però niente sulla corda né su Plum, quindi Plum è un sospetto anche per noi, credo. Dobbiamo fare attenzione, perché gli altri giocatori vedranno dove ci muoveremo più spesso e cercheranno di anche di capire, oltre che le carte che abbiamo in mano, anche le stanze cui stiamo lontane, perché magari le abbiamo già in mano noi. Quindi il problema è che possiamo anche bluffare. Quindi io vado dove ho io, esempio, io ho in mano l'ingresso, ho in mano la pistola, anzi la cucina io ce l'ho in mano, sì, io ho in mano la cucina, vado in cucina, voglio fare questo test, prendo con questo, cioè si muove anche con queste botole, io ho in mano la cucina, ho in mano il pugnale, ma voglio vedere se Plum a questo punto è il colpevole, quindi io accuso Plum, io ipotizzo ovviamente il pugnale, ovviamente questo vale se lo fate con amici, perché con la IA non so quanto sia, diciamo, intelligente, però il pugnale mi pare che l'abbiano già dichiarato altri, cioè in pratica l'ho già mostrato a lei, mi pare, quindi c'è il rischio anche che mi scopra. Quindi io direi che facciamo, abbiamo in mano la pistola, no, la pistola ho già mostrato a lei, quindi potrebbe capire la nostra tattica, però chi se ne frega, io uso la pistola. La cucina, la pistola ce l'ho in mano io, quindi Plum o ce l'ha in mano uno di loro o è il colpevole, quindi lui non ha in mano niente, ok, Plum è il colpevole. Sappiamo bene che Plum non è in mano a nessuno di loro e non è in mano neanche a noi, quindi Plum è il colpevole. Ora, abbiamo trovato un colpevole. Il gioco è molto interessante, devo dire che, vabbè, chi conosce il Cluedo lo saprà già. Spero che vi sia chiaro. Adesso vi faccio un recap in breve. Oddio, lui inizia in cucina, però la cucina ce l'abbiamo noi. Plum con la pistola nella cucina. Allora, a questo punto...
Plum è lui, quindi dobbiamo. Io dichiaro la pistola. Così voglio che anche lui sappia che ho in mano la carta della pistola, perché non vorrei mai facessero degli incroci strani nelle loro tattiche e mi scoprissero. Quindi, 7. Vediamo che cosa fanno. Lei va in sala da pranzo, che non abbiamo in mano noi. Accusa. Mustard, perfetto, so che era con la corda in sala da pranzo. Lui ha mostrato qualcosa a lei. Allora, Mustard. Allora, scusate, adesso facciamoci due conti. Lui ha mostrato qualcosa a lei. La corda non l'abbiamo in mano. Ma abbiamo in mano la sala da pranzo neanche. Mannaggia, sala da pranzo neanche, la corda neanche. È uno dei due. Probabilmente gli ha mostrato Mustard. Non mi ricordo più. Mustard ce l'aveva lei. Lei aveva Mustard. Quindi, o gli ha mostrato la corda, o gli ha mostrato la sala da pranzo. Eh sì, vabbè. Allora, via, riassumo in breve. A ogni turno noi ci muoviamo. Ovviamente poi il gioco di scatola, poi ci sono tutte le caselline, ci si muove qua, viene un pochino sintetizzato, come è giusto che sia. Ci muoviamo, abbiamo in mano delle carte, tra luoghi, armi e colpevoli. A ogni turno noi ci spostiamo in una stanza e in quella stanza accusiamo un omicidio di una persona, cioè con un nome di assassino e un'arma nella stanza in cui accusiamo. Se qualcuno, partendo dal giocatore, il primo alla nostra destra, quello che è, ha una delle carte di cui noi abbiamo fatto l'accusa, ce la dichiara. A quel punto inizia tutta una serie di, diciamo, ipotesi dove si va a cercare di scoprire chi è stato, chi ha in mano cosa. Allora, lo studio ce l'abbiamo. La sala da pranzo ce l'abbiamo. No. E la sala da ballo non ce l'abbiamo. Allora, a questo punto sappiamo che Plum è Plum. Già che comunque, vabbè, tanto siamo contro delle IA, quindi non credo ci sia molto da dire. Perché prima sicuramente hanno fatto uno più uno, ho fatto un'accusa in cui nessuno ha dichiarato niente, quindi loro hanno capito che o sapevo chi fosse stato o. Allora, lo studio ce l'abbiamo noi. Plum ce l'ha in mano qualcuno, ma non voglio rischiare, io voglio accusare ancora Plum. No, non voglio far capire che sia Plum, quindi accusiamo Green. Green, chi ce l'ha in mano? Ce l'ha in mano lui, quindi me lo dichiara lui. È un rischio, no, chiamo qualcuno che ho in mano che non c'entra niente, ok? Lo studio ce l'ho in mano io, quindi diciamo che ipotizziamo un tubo di piombo. Lui non ha niente, ok, lei aveva il tubo di piombo sicuramente. Perfetto. Ci viene già segnato che il tubo di piombo non è. Quindi a questo punto, due li abbiamo in mano noi, due li abbiamo scoperti, quindi direi che. No, c'è anche il candeliere. Lei ipotizza Peacock col candeliere in salotto. Allora, il salotto. Adesso, scusate, adesso facciamo il conto. Salotto ce l'ho in mano io. Salotto ce l'ho in mano io, quindi. Peacock. Peacock o il candeliere, ha in mano una delle due. Lei, candeliere o salotto? Il salotto c'è. O Peacock col candeliere. Quindi il candeliere potrebbe averlo in mano lei. Sì, devo ipotizzare anche quello. Quindi Scarlett non è via. Vabbè, a questo punto tentiamo la sorte. Lei va in cucina. La cucina l'abbiamo. Il pugnale ce l'abbiamo. Allora, noi abbiamo da dichiarare, dobbiamo dichiarare uno. Dichiariamo la cucina. Ok.
E può risultare comunque noioso a chi non trova intrigante una gioco di tattica come questo, insomma. Allora, o ci spostiamo qui sulle caselline. No, io voglio tornare nello studio. Torno nello studio perché voglio fare un'altra ipotesi. Voglio ipotizzare studio. Ipotizzo Plum. E la corda, la corda, dai. Ce l'hai in mano la corda? No, no, perché non lo segno. La corda, dai. Ce l'hai in mano, Mustard. Ok, perfetto. La corda non è. Chiave inglese chiave inglese, candeliere, termina turno. Eh sì, siamo ancora piuttosto indietro, devo dire, perché nessuno di loro sta provando. Stanno continuando però ad andare sull'ingresso. Ma l'ingresso ce l'ho io. Oppa, oppa, oppa. Ok. Lei gli ha mostrato qualcosa e sicuramente gli ha mostrato il candeliere. Quindi il candeliere ce l'ha lei. Perfetto. Abbiamo risolto un'altra cosa. Quindi a questo punto. La chiave inglese è la cosa giusta. Quindi Plum con la chiave inglese. Mannaggia. 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 La sala da pranzo. La sala da pranzo. Pugnale. Io gli devo dichiarare il pugnale per forza. E a sto punto mi viene il dubbio anche a me sulla sala da pranzo, eh. Allora, sappiamo già che sono questi. Vediamo se riusciamo ad andare in sala da pranzo. Dai, un punteggio bello alto. Grazie. Perfetto. Dovremmo farcela. Non ce la facciamo. Allora, la biblioteca. Ce l'abbiamo in mano? No. Quindi si può fare. Dai. Facciamo la biblioteca. Però facciamola con una cosa. Peccato non avere in mano persone. Quindi non possiamo fare un bluff completo. Potrebbero mangiare la foglia oppure no, ma io punto sul fatto che siano delle intelligenze artificiali, quindi io punto sul. No, 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 no. Il pugnale ce l'ho in mano io, quindi voglio tradirli, voglio fargli capire che ho in mano il pugnale. No, dipende, poi se giocate con persone, qualcuno magari gli avete già mostrato il pugnale, quindi sapete, sanno che stanno bluffando. Però se c'è un'arma che non gli avete ancora mostrato, potreste far capire, cioè diciamo trasparire che sapete la soluzione. Ok, lei mi mostra la biblioteca di sicuro. Perfetto, la biblioteca non è. Perfetto. Continuiamo ad accusare cose sbagliate in modo da poter tradire. Ok, lui va nello studio. Lo studio ce l'abbiamo noi. Quindi vediamo. Lui accusa Mustard col pugnale. Ma. Lei ha mostrato qualcosa a lui, quindi gli ha mostrato Mustard, ma lo sappiamo già perché è già segnato qua. Perfetto, perfetto. No, mi sta piacendo, eh. Cioè, vabbè, il Cledo mi è sempre piaciuto, però. Allora. Lei muove di 4 e va in salotto. Il salotto è una di quelle stanze che abbiamo, però lei mi sembra solo buona strada. Infatti, Plum con la chiave inglese, mannaggia. Mannaggia. Che poi bisogna anche calcolare il numero di carte che in mano uno ha. Cioè, se io adesso gli mostro il salotto, lei vede che ho quella, capisce che ho in mano il salotto, ma se poi fa i calcoli e vede che l'altro gli ha già mostrate tutte le carte, capisce che io non ho in mano più niente e, cioè, non so se mi spiego, insomma, però è un difetto, diciamo. E che tante volte si fa questo gioco con altri amici che magari la prendono alla leggera. Andiamo in sala da biliardo, così andiamo a levarci anche questo sfizio. Io accuso sempre Plum, lo accuso con il pugnale in sala da biliardo. Fatemi uscire dalla sala da biliardo. Ok, c'è la Mustard. Grazie. Ok, siamo lì, siamo quasi lì. La sera non c'è mai stato nessuno, quindi. Biblioteca che abbiamo in mano noi, Green che non abbiamo in mano noi e il pugnale che abbiamo in mano noi. Lui gli mostra Green, perfetto, perfetto, perfetto. Niente, io resto comunque dell'idea che sia la sala da pranzo, però. Ma
Vediamo loro cosa fanno. Poi giocando in tanti si hanno meno carte in mano, quindi diventa più interessante. Scarlet, direi di no. Chiede a me, io gli devo mostrare la pistola, per forza di cose. Probabilmente Scarlet ce l'ha in mano lui. Probabilmente. Vabbè, comunque. Perché alla fine Plum non me l'ha dichiarato nessuno, quindi ho questi due ancora liberi, ma sono sicuro che... Allora, andiamo in sala da pranzo, va, se ce la facciamo. Dai, dimmi che non ce la facciamo. Vabbè, andiamo nella sala, va. Allora pian piano riusciamo a raggiungere tutto. Continuiamo con la mia ipotesi. Quindi ribadisco, giocassi con persone umane avrebbero già capito che cosa sto tentando di fare. Ma qua... Ok, abbiamo trovato il luogo del delitto. Accusa formale. Stiamo per accusare Plum con la chiave inglese all'interno della serra. Sì? Sì? Beh, abbiamo vinto. Abbiamo risolto il caso. Perfetto, molto divertente. Avevamo una difficoltà facile, è durato 25 minuti, è durato un sacco. Abbiamo anche le classifiche. Possiamo vedere con gli amici. Classifica nazionale, globale. E niente, poi nel 34 euro direi di no. Perché poi si possono cambiare i pacchetti tematici, si può giocare online ed è con il giocatore li trova anche piuttosto in fretta. Adesso esco subito, però non me lo aspettavo di trovare subito gente, quindi appassionati ce ne sono. Qua è possibile giocare con un codice con degli amici, quindi ospitare una partita online e unirsi tramite un codice dato dall'host. Questo era il Cluedo, spero di avervi creato, diciamo, un po' di curiosità se non conoscevate il gioco. Spero di avervelo spiegato, anche se in realtà ero immerso nella partita, quindi credo di aver spiegato abbastanza da cani. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto come al solito e alla prossima, ragazzi, ciao ciao!